Amici di Everyeye, bentornati alla nostra rubrica di presentazione delle novità previste per il mese entrante. Questo maggio sarà ovviamente monopolizzato da tre grandi produzioni, due delle quali cinefumetti. Ma questo non vuol dire che mancheranno altre proposte. Le voglio presentare mio marito. E lui è nostro figlio. The Boy è il primo inquietante horror della stagione preestiva. Diretto dal regista dell'altra faccia del diavolo, racconta di una tata il cui inusuale compito sarà quello di badare a un bambolotto di porcellana dalle sembianze di un bambino di 8 anni. Naturalmente, la situazione precipiterà presto in un turbinio di eventi disperati. Tini, la nuova vita di Violetta, vede il ritorno sul grande schermo di Martina Stössel, protagonista della serie Violetta e ora al centro di questo curioso film evento attesissimo da migliaia di fan. La storia vede Tini lasciarsi alle spalle il successo di Violetta per abbracciare una nuova vita alla scoperta delle sue origini. Il Traditore Tipo è un nuovo thriller diretto da Susanna White e tratto dal romanzo Our Kind of Traitor del grande John Le Carré. Tra i protagonisti ritroviamo tre grandi nomi, Ewan McGregor, Naomi Harris e Stella Scarsgard, coinvolti in una vicenda ad alta tensione sulla sfondo di un'esotica Marrakesh. Money Monster, diretto da Jodie Foster, riunisce invece due grandi star come George Clooney e Julia Roberts e racconta di come, durante una diretta televisiva della famosa trasmissione che dà il titolo al film, il presentatore Lee Gates verrà preso in ostaggio da un suo telespettatore disperato per aver perso ogni suo risparmio per colpa dei consigli dell'anchorman. Whiskey Tango Foxtrot è la nuova dark comedy dal grande cast di Glenn Ficarra e John Requa, che raccontano l'incosciente intraprendenza di una reporter di guerra in Afghanistan. Tra i protagonisti Tina Fey, Margot Robbie, Martin Freeman e Alfred Molina. In Afghanistan. E voi ragazzi siete i single senza figli di questa redazione. Con Where to Invade Next, il premiatissimo Michael Moore torna alla regia e in un tragicomico viaggio verso l'Europa tenta di regalare all'America una soluzione per evitare l'autodistruzione in un documentario brillante e denso di spunti di riflessione. USA! Yeah! The Boy and the Beast, in uscita come evento speciale solo il 10 e l'11 maggio, è invece il nuovo acclamato lavoro del maestro nipponico dell'animazione Mamoru Hosoda, che ci propone ora un racconto di formazione pieno di elementi fantastici, ma ancorato alla realtà per quanto riguarda i sentimenti dei suoi personaggi. Alice attraverso lo specchio è il sequel del controverso Alice in Wonderland di Tim Burton, di cui riprende interpreti, protagonisti e look generale per raccontare le nuove storie ambientate nell'universo ideato da Lewis Carroll. X-Men Apocalisse è invece il nuovo tassello dell'epopea dei mutanti Marvel, portati al cinema da 28th Century Fox. La pellicola, ambientata dopo gli avvenimenti di Giorni di un futuro passato, vede i nostri eroi lottare contro il semidio Apocalisse, il mutante più antico e potente di sempre. A quanto pare, anche Wolverine farà una capatina nella pellicola. Captain America Civil War rappresenta il culmine della nostra lista, in quanto è sicuramente il film più atteso del mese. La tanto anticipata lotta ideologica, sfociata poi in un conflitto aperto tra Capitan America e Iron Man, trova così sfogo al cinema, tra chi è favorevole e chi invece è contrario all'atto di registrazione dei supereroi. That's why I'm here.